Ciao ragazzi, buongiorno. Intanto due cose volevo dirvi. Adesso vi porto di sopra a vedere anche cosa è successo perché abbiamo montato il lettino, anzi ho montato il lettino mentre Luca era fuori a correre perché non volevo aspettare e sono arrivate anche i campioni di vernice, insomma i cartoncini, si possono ordinare cartoncini come vedete un po' verdino. Ho ordinato queste sample così che adesso proviamo anche nella cameretta, vediamo quale ci sta meglio, vi faccio vedere gli adesivi e poi dopo magari andiamo da B&Q che sarebbe il Castorama, credo che si chiami ancora in Italia, comunque andiamo a comprare la vernice così finisco anche di dipingere in queste ferie. Poi seconda cosa, ma la vedrete nel prossimo video, sarà un video speciale tutto dedicato. Probabilmente vi sarete chiesti in questi mesi che fine ha fatto la casa che stavamo comprando, ve ne abbiamo parlato per un po', vi abbiamo fatto vedere cosa stava succedendo e poi è sparita. Avevamo fatto un'offerta a luglio per una casa che ci fu accettata e siamo anche riusciti a ottenere il mutuo con tassi diversi da quelli attuali, quindi un'ottima offerta rispetto alla situazione odierna. E poi però ci sono state una serie di problemi, insomma il proprietario non riusciva a liberarla, a noi ci scade a febbraio l'offerta del mutuo, quindi se entro febbraio non concludiamo la casa è persa. Per fortuna in questi giorni abbiamo avuto delle novità e quindi nel prossimo video non vi anticipo niente, ma continuate a seguirci, c'è la possibilità che si concretizzi qualcosa, forse riusciamo a ottenere le chiavi di casa, quindi non diciamo niente ancora, ma seguiteci se volete vedere anche come comprare una casa in Inghilterra. Per chi non lo sapesse, per chi ci segue da poco, non è la nostra prima casa, questa è la nostra prima casa, e è solo una casa che abbiamo preso da mettere in affitto, è un investimento per il futuro, quindi non ci spostiamo, non cambieremo casa, non abbiamo nessuna intenzione di andarcene da qui perché questa è casa nostra, vicina al lavoro, ci piace, è nuova, è un edificio nuovo, quindi meglio di così si fa fatica a trovare. E niente, però vedrete, ci saranno delle novità anche su quello. Intanto vi faccio vedere i campioncini di vernice, poi andiamo di sopra. Eccoli qui i campioncini, questa da portare su, è la copertura della carrozzina. Questi sono tutti verdini, me ne hanno inviati due buste, quindi sono tutti uguali. Ne manca uno, mi sa, non erano 10, ne avevo ordinati 10. Comunque, questi sono i campioni di vernice, adesso li portiamo di sopra e vediamo cosa ci sta meglio. Eccoci qua con i nostri campioncini, dobbiamo solo capire cosa ci sta bene adesso. Ho eliminato tutti quelli che non mi piacevano, siamo rimasti con 6. Quindi di questi voglio selezionare due colori da fare, uno una parete e uno un'altra parete, ma vi faccio vedere prima gli adesivi. Gli adesivi che sono arrivati tramite Amazon. Anzi, vi faccio vedere prima la stanzetta che sta prendendo forma pian pianino. Ho tolto un po' di roba dall'armadio perché l'ho lavata. Qui ho messo dentro tutto insieme, questo è il lettino che va di fianco al letto, la cestina di vimini e la vaschetta. Questo è il lettino che abbiamo montato. Mi piace molto, c'è anche il fasciatoio integrato e le sponde ovviamente si rimuovono per fare il lettino poi per quando cresce. Non starà chiaramente sotto la finestra, verrà messo dall'altra parte, però per il momento è qui perché devo dipingere questa parete, quindi è inutile spostarlo. E ho iniziato a fare anche la valigia. Nella valigia ho messo un po' di completini, un po' di cambi per il bimbo, salviettine, pannolini e roba per la mamma, insomma. Questa ve la faccio vedere magari in un altro video perché non a tutti interessa la valigia per il parto. E basta, quindi quella sarà la parete su cui metteremo gli adesivi e che coloreremo di verde, poi penso questa qua verrà di un colore più chiaro. Ho montato anche il palo della tenda, olè, è pure dritto, e basta. Come vedete fuori oggi c'è una nebbia incredibile, c'è ancora un po' di neve rimasta dai giorni scorsi, dopo andiamo a farci una passeggiata. Ecco qui gli adesivi, sono giganti, come vedete alto 1,70 m quell'albero, e qui ci sono i campioncini di colore.
Non fate caso al riflesso, non è così sbiadito, è solo perché c'è la luce del sole. Ecco, così si vede meglio. Comunque pensavo di andare per... Non lo so, non questo, mi sembra troppo scuro. Uno di questi due, forse. E puoi fare la parete più chiara con questo peppermint. Adesso chiedo anche a Luca. Opzione numero uno, l'abbiamo messo lì. E adesso proviamo l'opzione numero 2. Luca è qua che sta finalmente collaborando. Fai vedere l'altro. C'è genitore 1, genitore 2, colore 1 e colore 2. Questi sono i due papabili. Questo è l'altro papabile, Fountain Foam. Olè, sono un po' diversi. Questo è un po' più sull'azzurrino. Forse a me piace di più Modern Nature. Parla rapina. Luca sembra un rapinatore. Meno 2 gradi. Comunque, stiamo facendo una passeggiata, Sotto zero. guardate, sotto zero, perché c'è una luce bellissima, c'è una nebbia stupenda. Adesso vi faccio vedere un po' intorno. E Adesso che si sta da Dio. dai delle stupende alla nebbia, c'è cioè la gente si rivolta. Esatto, poi dicono: guardate che brutto il Ma tempo invece è una cosa inglese. positiva perché se piove, cioè se c'è una temperatura un po' più alta, vuol dire che piove. Se invece fa freddo, vuol dire che c'è un po' di sole. Ora il sole ci dovrebbe essere lì, da quella direzione. C'è il sole, adesso vi faccio vedere intorno. Ecco qua, guardate che spettacolo, bellissimo. Poi c'è qualche albero che spunta, il sole e il quartiere con le case lì dietro. Siamo arrivati al laghetto ed è tutto ghiacciato, che bello, con la nebbia, Gli erticolli, nebbia agli mamma mia. erticolli. È proprio completamente gelato. Ma che roba, Non che l'avevamo foto mai visto incredibile. gelato. Congelato così, effettivamente no. Abbiamo trovato una sedia È la sedia del pittore. incastonata nel Perché questa è una ghiaccio. spiaggetta d'estate di solito, è la sedia del pittore. Fantastico. Luca la vuole liberare, ma... Devo liberare la plastica da questo inquinamento. Aspetta. Tesoro. Tengo una mano qua, non vado da nessuna parte. Se ti entra l'acqua nello stivale, È stai finito, fresco, eh? finito. Ma proprio fresco, fresco. Ha trovato il È bastone. fatta, ragazzi, mi dispiace, ma l'inquinamento finisce oggi. Vai. L'inquinamento della plastica negli stagni. Non, cioè, è Mi ufficiale ormai. sposto. Buon sabato sera! Vabbè, Buon sabato sera, cosa si fa il sabato sera? ovviamente il. La Stavo pizza! dicendo il gin lemon, ma. Vieni a vedere da vicino. Ricetta nuovissima, poi vi racconterò, fai vedere come si stende questa meraviglia. L'ho fatta con il lievitino, l'ho fatta lievitare, allora il lievitino ho lievitato 16 ore o di più, tipo 18-20, non so. E poi ci abbiamo fatto l'impasto. Questo lievitino ed è, guardate cosa non è, cosa non È un è, vero dough. è un vero dough, è un impasto bellissimo, si stende così Guarda solo, com'è elastica, che di solito se è fatto male si buca, no? si stende solo guardarla. Cioè in pratica i vigili del fuoco se tu ti lanci dal tetto ti prendono con Ma questo. qui ne abbiamo una che ha bisogno della sua mozzarella, ora guardate cosa esce dal forno. Marelma. Manca la mozzarella. Sì, Marelma. Queste carciofini, salsicce e funghi. mozzarella la mettiamo dopo. Comunque poi questo tizio è un tizio che fa video in inglese, quindi non ve lo posso neanche consigliare a meno che non parliate Ma avrà inglese. anche qualche video in italiano. Non so, sinceramente, Perché è sai. italiano 100%. Comunque no, beh, cioè se parlate inglese io ve lo lascio il link. La ricetta è bomba per ora, cioè mi sta piacendo tantissimo. Adesso la rimetto dentro. Allora, tocca assaggiare quella di prova, sentite? Crunchy! Wow, guarda qua le bolle.
Ci tenevo comunque a farti i Sì. complimenti perché, È piaciuta? no, da quanti anni è che comunque fai pizze? Impasti e pizze, Da quando quant'è? siamo arrivati qua? 9 anni? 8 anni? Allora, ne hai cambiate di ricette, vuol dire che ti sei sempre comunque appassionata, hai Certo. sempre cambiato la ricetta, ti sei sempre cercato un'evoluzione, hai cambiato gli strumenti, cambiato farina, perché abbiamo utilizzato questa, che Abbiamo utilizzato la farina Caputo, ovviamente. apparentemente è professionale. No, complimenti, bravissimo. Io quando vedo il talento Come e dicevi che non si poteva migliorare rispetto alle ultime che avevo fatto? È migliore l'impasto è diverso. Quello che cambia o no? Ecco. rispetto agli altri, ma perché anche le altre erano buone. Quello che cambia rispetto a questi, mi saluto, vedete? Cioè, sono quello che migliori rispetto all'altro, che questo tipo di impasto è tonico. Croccante ma Ma morbido. è molto, come dire, è tenace, è elastico, sta benissimo su. Gli altri si sfaldavano molto più in fretta, erano più delicate. Questa è proprio una struttura di pasta molto Tenace. tenace, esatto. Comunque, brava, adesso le mettiamo in tavola e poi boh, concludiamo. Saluto. Ciao. Voglio farvi Non troppi vanno in mezzo, no, in spoiler. mezzo non vanno. No, in mezzo non No, ci non ci vanno. vanno. Non troppi spoiler, ma cosa sta succedendo qui? Work in progress. Work in progress, stiamo montando tutto. Adesso vi faremo vedere Sì, ma finito. non ti montare anche la testa, che poi è un problema. Vabbè, Le solite battute di Luca. Buongiorno. me le metti su un piatto d'argento. Buongiorno a tutti. Allora, hai già fatto vedere il dipinto? Il dipinto, le pareti. Allora, vi facciamo vedere tutto dopo, Ah, anche tutto perché dopo. c'è qualche cosina da sistemare, tipo il soffitto che mi è partita un paio di volte, mi è partita la pennellata. Comunque, adesso siamo qua alle prese con la parte migliore, gli adesivi. Questa è una specie di carta da parati adesiva, cioè in realtà sono tante sagome e basta. Adesso le ritaglio, le disponiamo un po' e vediamo come incollarle. Era avanzata un po' di salsiccia da ieri e che fai? Non le fai due piadine? Salsiccia grigliata, cipolla e ora ci mettiamo sopra un po' di maionese portata dall'Italia, giusto perché ci sta bene. Fare i nostri eroi oggi pomeriggio. Sì, le nostre merendine sane industriali. Ma non è merenda perché poi la devi lasciare settare, sarà la cena. Pseudo dessert industriali. Comunque stiamo facendo. Il mitico Mettiti qua. mitologico. Ta-da-da. Ta-da-da-da. Stiamo facendo la gelatina Gelido obbligatorio. dalla polvere, perché di solito Luca le compra già fatte, Però ma al limone non le fanno più. limone non le fanno più e Allora, quindi limone la lime. facciamo noi La facciamo adesso. noi. Vi facciamo vedere. Allora, vai. Primo Vado allora. passaggio, si mette la polvere in una ciotola. Me la sta Bene, assaporando anch'io. Faccia bene. la tara. 285 ml di acqua ML bollente. bollentosa. Guarda sotto i numeri, se vai oltre. Come diventa verde? Va Più o bene. meno Poi si 2,8. mescola. Whisk. Whisk. E Poi quando è si aggiunge dissolved, 2,885 di acqua cold. fredda che avevamo già pesato in precedenza, ora si Bravo, mescola. so pesare. Il gioco è le jeux sont fair. E ora le mettiamo, non lo so, le mettiamo in dei bicchieri, in delle ciotoline, vediamo che Sì. viene fuori. Tra l'odore e le bolle sembra esattamente il detersivo per piatti. Infatti non so se lo mangeremo. Luca lo voleva, adesso lo Vabbè, mangia. guardiamo. Osserviamo poi, prima di metterlo in bocca faremo Ok, le andiamo a versarlo. nostre. Bisogna giudicare solo con l'olfatto e con la vista. Sento il sapore in bocca anche non volendo. Poi va messo in C'è frigo. proprio la schiuma che viene fuori. Gnammi! Ecco Giammi, giammi. qua, sembra di giocare a pozioni, tipo Harry Potter o qualcosa del genere. Adesso le mettiamo in frigo, poi vi facciamo vedere come vengono.
Bene, se vi state chiedendo come è venuta la jelly Dopo 24 ore nel frigor, questo è il risultato. Olè! Eccola qua. Come vedete è solida. Ah, questo è il Facciamo la bicchiere. prova del bicchiere? No, che Ma cade. no! Comunque, basta, La prova basta, del dai che bicchiere? cade. Ah, maledetto! Qua è perché è pesante il cucchiaio. Comunque, Fai sentire. questo è quello che viene fuori e niente, è più bella da vedere, suppongo che da gustare. Comunque, no, è bella. Adesso ne assaggio un po' anch'io perché di Luca non mi Cos'è? fido. Il gel è il quarto livello di materia, la fusione tra i liquidi e i solidi. Ne so. Ci provo allora, Vai. vado. Adesso l'assaggio anch'io. Sono curiosa. Non mi piace a me la gelatina. No, C'è tutto il buono dell'industria. bocciata. Tutto il buono dell'industria, degli ingranaggi, Sa di detersivo. dei detersivi, c'è tutto il buono che potete. Esatto, però la consistenza è bella, è Consistenza è divertente, bella. anche. Comunque, noi adesso andiamo a dormire. Diciamo che Oh. se avete 90 anni e oramai la vostra vita l'avete fatta, potete mangiarne quanto ne vi pare. Buonanotte, alla Buonanotte. prossima.